Sì, parliamo di Acri, che forse tifa Vigor Lamezia. Buonasera a Ferraro, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Tifate Vigor Lamezia perché ora siete all'ottavo risultato utile consecutivo, soprattutto tornate alla vittoria dopo quattro risultati di parità, siete lì ad un passo dai playoff e vorreste giocarli a questo punto. Ma noi cerchiamo di, come più volte abbiamo detto, vogliamo giocarci in tutto quello che è possibile. Naturalmente prima di tutto pensiamo alla salvezza, dopo tutto quello che è successo nei mesi precedenti, e diciamo che le partite che stiamo vedendo oggi, che stiamo vedendo in queste ultime settimane, e il risultato ci sta facendo pensare bene. La cosa più bella oggi era la media della squadra dell'Acri, 20 anni, quindi il passo da gigante che abbiamo fatto è stato proprio questo, avere fiducia in questi ragazzi che sono poi ragazzi veramente e che stanno facendo veramente bene. Speriamo che il prosieguo sia, ci dia ragione. Molinaro e Dodaro, due gol per battere il Gallico Catone e ritrovare quindi la vittoria. Tra questi due ragazzi c'è qualche under tra questi due? Tutte e due. Uno è 98, addirittura è un 98, sì. Quindi ben venga ancora, insomma, una bella soddisfazione davvero. Sì, ma veramente oggi ripeto, il più alto in età era sposato, il capitano sposato, gli altri erano tutti 18, 19, 20 anni, quindi veramente qualcosa di bello. Ma poi quello che sta avvenendo è che la squadra gioca veramente, gioca bene, cioè sì. Si vedono questi ragazzi che corrono per 90 minuti e non lasciano niente di intentato, si incoraggiano fra di loro e riescono a fare veramente delle ottime giocate, come il secondo gol su punizione di Dover, qualcosa da videoteca. Sì, il portiere tutto fermo, cioè una punizione alla sinistra del portiere, veramente eccezionale, cioè il portiere non è riuscito a fare altro che guardare il pallone che si è insaccato al set alle spalle sue, veramente bellissimo, ha fatto saltare in aria tutto il pubblico che c'era. Vincenzo, senti, Ferraro non lo sfiora nemmeno il discorso salvezza, quota salvezza. No, non penso che non lo sfiora. Lo sfiora? Sta benissimo. Sì, lo sfiora, sa benissimo i punti Ferraro, che i numeri li conosce bene, sa quanto gliene mancano per salvarsi prima di tutto. Intanto ottavo risultato utile consecutivo, è tutto dire, quattro vittorie e quattro pareggi hanno portato sull'Acri, questa squadra sicuramente, come ha detto il collega Ferraro, giovane, e questa è stata la forza di queste otto partite, la continuità, e questa è stata la forza che doveva cercare l'Acri. E poi ripeto, chiederò a Ferraro qual è per lui la quota salvezza quest'anno. La quota salvezza credo che ormai ce la siamo fatti un po' tutti quanti i conti, a noi ci interessa fare più punti possibili per arrivare alla quota salvezza, sì. Poi quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Un'altra cosa volevo aggiungere a quello che stavo dicendo prima, oltre alla media molto bassa dei miei ragazzi, c'è da dire che in otto partite abbiamo subito solo tre gol e due le abbiamo subite ad Isola Caporizzuto con la regina del campionato, insomma, sì. No? Sì, quindi tutto sommato possiamo essere anche contenti di quello che sta facendo questa squadra. Ringraziamo anche il mister che ha dato veramente un'impronta interessante alla squadra. A questo punto cresce il rammarico, no, per la falsa partenza un poco. Si poteva fare qualcosa di più. Ma io dico che anche noi, se avessimo avuto un altro allenatore all'inizio del campionato con quella squadra, io credo che noi eravamo già nei playoff tranquillamente, perché erano giocatori che meritavano di più e che sono stati, come dire, guidati male e sono sballati completamente nella psicologicamente sono caduti a terra, e quindi poi era difficile poi riprenderli. Sì. Non bastava il mister nuovo a farli cambiare mentalità. Quello che è stato la svolta dell'Acri è stato proprio avere avuto con Galeano
il mister che ci ha dato insieme all'attaccante, insieme a Pellicone ci stanno dando veramente di che ben sperare, ecco, perché hanno avuto fiducia in questi ragazzi, hanno voluto a tutti i costi dei ragazzi, e la squadra sta dando ragione a loro, i risultati stanno dando ragione a loro, e questo ci fa veramente bene. Luzzese Acri, un punto guadagnato o tre persi? Non prendiamo questa piaga perché cioè, non è tanto il punto guadagnato alla fine, onestamente bisogna dire che dopo che ha parato il rigore, quel fantomatico rigore assegnato dall'arbitro, è chiaro che alla fine è stato un punto guadagnato, no? Sì. Però se ci fosse stato un arbitraggio più consono a quella che poteva essere quella partita, io credo che noi avremmo potuto anche vincere la partita, no? Però obiettivamente l'1-1 era corretto, era un risultato giusto, sì, alla fine era corretto, cioè, alla fine poi l'1-1 sta bene, no? Sì. Perché per quello che era successo, ma oltre che sta bene, voglio dire, è anche giusto, anche se ci sono effettivamente quegli episodi a vostro sfavore, esatto, che chiaramente è giusto. L'importante è che è andata bene, sì. È andata veramente bene, e questo è, bisogna dirlo, perché delle volte anche l'arbitro, che è, lo ritengo uno dei migliori nel campionato di eccellenza, veramente ha fatto una gaffe enorme, quella partita, l'ha sbagliata completamente. Comunque, alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, sì, no? Sì, sì, e sì. Poi, come dici, c'è la mano del Signore, quel rigore che non meritava di toglierci il punto che avevamo conquistato meritatamente, è stato parato dal portiere, insomma, sì. E questa è la cosa più importante. Vincenzo, un'altra battuta per Ferraro dell'Acri. La battuta me la ce l'ho. È quella che non faranno più squadra nel mese di giugno. Non ho capito. Ho detto che non farete più squadra nel mese di giugno. Sì, hai ragione, nel mese di giugno niente più squadre noi. Dobbiamo pensare prima del mese di aprile. O farle a luglio, no? Insomma. O a luglio. È meglio pensarci prima, Va bene, dai. Scherziamo. Nulla contro Franco Junior, ci mancherebbe altro. Franco è una bravissima persona, è chiaro, forse l'approccio con una realtà diversa di quello che lui era abituato a starci. Ma per il calcio è questo, purtroppo nel calcio chi paga sempre l'allenatore, non si possono mandare a casa 22 giocatori. No. È sempre quella famosa cosa, lo scossone, no? Quella che può dare vita a qualcosa di diverso, alcune volte accade, altre volte no, ma è sempre l'allenatore il primo a pagare, insomma. Sì, indubbiamente, però tieni conto che noi tra novembre e dicembre abbiamo mandato via quasi 12 persone. Sì, vabbè, chiaro, questo perché chi l'aveva portati forse evidentemente si è trascinati dietro, così è ovvio. Bene, allora salutiamo Ferraro dell'Acri, lo ringraziamo ancora una volta e alla prossima. Buona serata. Grazie a voi, buona serata.